Filippa, il tennis ti piace? Mi piace, non solo, guarda, io lo guardavo sempre insieme a tutta la mia famiglia negli anni 80, 90, un vero icona del tennis. Ha fatto sognare tutti, è stato numero uno al mondo, è stato il più giovane vincitore di Wimbledon a 17 anni, ha vinto 6 prove del Grande Slam, 3 Wimbledon, 2 Australian Open, 1 US Open, vincitore di 2 Coppe Davis, 3 Master, una medaglia d'oro alle Olimpiadi, 49 tornei di singolare, 15 di doppio, in carriera ha disputato 927 incontri, ne ha vinti 713. È con noi una leggenda, Boris Becker. Bello conoscerti, grazie molto. Benvenuto, guarda, ci vogliamo accomodare. Ho detto, ho dato tutti i dati che ti riguardano, erano giusti? I wish you didn't stop, I wish you would have continued. Sì, avrei voluto che tu continuassi. But you've done your research. Senti, sei stato bravo però. Ho letto una tua frase che mi trovo molto strana, cioè hai detto che tu non ti ricordi le vittorie ma solo le sconfitte della tua carriera, cioè che ma è davvero così? Yeah, winning was direi di sì, perché vincere ovviamente fa piacere sempre, però veramente sono le sconfitte che si ricordano di più. Sicuramente se perdessi una finale me la ricorderei per anni e anni, è sempre però, stato così. Però adesso col tempo che è passato ti sei dimenticato le sconfitte, basta, no? I forgot the winnings and the losings. Ho dimenticato tutte e due, quelle che ho vinto e quelle che ho perso. Allora te le facciamo ricordare le vittorie. Good. Perché il nostro piacere è poter vedere insieme a te queste immagini che ti abbiamo dedicato. A Boris Becker. Thank you. Ed è la vittoria per Boris Becker, è il primo giocatore al mondo che sia riuscito a vincere Wimbledon a 17 anni. Che vita bellissima al tennis, eh? Ti ha fatto fare una vita bellissima al tennis. It was a beautiful life. Sì, è stata una vita bellissima quando ho vinto, però quando uno perde non è così. E nel tennis si vince e si perde, quindi si ricordano sempre le persone che vincono, ma tutti quanti hanno perso un torneo e quindi si va al prossimo torneo un pochino avviliti. Sì, c'è anche un momento in cui per forza la carriera, l'età, insomma, arriva, passa e quindi capita a tutti, però 3 Wimbledon, ragazzi, è una cosa clamorosa. Tra l'altro ho scoperto che tu vivi a poche centinaia di metri da Wimbledon, anche adesso. Sì, praticamente vivo a Wimbledon, a pochi minuti dal club del tennis. Sentivo che era casa mia e ho deciso di andare a vivere lì. Ma sai che uno dei più famosi giornalisti italiani che si occupa di tennis, che saluto tanto, Gianni Clerici, ha scritto con affetto che tu sei nato solo per caso in Germania, ma che in realtà tu sei inglese.
Diciamo che potrei fare delle osservazioni su questo. È vero che mi sento molto a casa mia quando sono a Londra, ci sono stato per vari anni, è una città cosmopolita dove ci sono persone di tutti i colori, di tutte le religioni e tutti vanno d'accordo, a me questo piace molto. Senti, quando, come è capitato a te, si vince Wimbledon a 17 anni? Quali obiettivi rimangono? Cioè tu in quel momento eri un ragazzino, ma ti sei ovviamente reso conto di quello che stavi facendo, ma hai avuto più, come dire, energia per continuare o più paura di quello che poteva succedere? Ma è chiaro che uno all'inizio vuole scalare tutte le montagne più alte del mondo e qualsiasi cosa si faccia non è mai abbastanza, quindi nell'85 è stato un momento in cui ho deciso vado avanti. Chiaro che avevo 18 anni, però è chiaro che è impossibile riuscire a fare meglio di quello che uno ha fatto quando ha vinto Wimbledon a 17 anni. Tu sei stato un protagonista non solo nella sostanza del tennis, ma anche nella forma. C'erano dei gesti alla Becker tuoi che tutti poi aspettavano. Uno di questi che ti ha consacrato proprio come un'icona del tennis è il tuffo. È raro vedere un tennista che si tuffa, che diventa, cioè proprio si tuffa, un tutt'uno con la terra, cioè proprio la fisicità totale, proprio diventavi campo da tennis addirittura con questi tuoi tuffi. Il problema è che non ero abbastanza rapido e non volevo però perdere il punto. Adesso si gioca più rapidamente, però al tempo era un gioco abbastanza classico e delle volte vedevo la palla che mi passava di fianco e allora ho deciso che dovevo tuffarmi. Ecco, non fatelo voi da casa perché il femore ne risente su tantissimo, lo dico soprattutto ai geometri che vanno a giocare la domenica mattina. Guardiamo questi tuffi. Però devo dire che questi tuffi mi hanno creato dei problemi alle anche che adesso ho, quindi stiamo attenti. Vedi che faccio bene io, mai fare niente, Filippa, non fate sport, va bene. Senti, ma una domanda che faccio spesso ai campioni dello sport, che mi appassiona molto, ma il talento è più importante del lavoro quotidiano o no? Bisogna vedere cosa si intende per talento. Il tuo, per esempio. Capisco comunque che cosa intendi dire. È chiaro che bisogna che uno abbia coordinazione di movimenti, sia in grado di giocare anche sotto pressione, ma se uno non ci lavora abbastanza, non ci lavora veramente, al di là di quanto talento uno possa avere, non ce la fa. A un certo punto la popolarità di Boris Becker era enorme, era tale che in occasione di un tuo infortunio i giornali tedeschi dedicarono più spazio a un tuo problema fisico, alla tua gamba, che alla guerra del Golfo. Cioè era diventato il problema numero uno della Germania, insomma, non solo, ma è così. Well, they took it out of proportion. Sì, hanno esagerato davvero. Parlavi della pressione che uno prova a 17 anni, anche questo causa pressione. Il fatto che tutti ti seguono in ogni passo che fai, nel bene e nel male, è difficile da gestire. Sei sempre sotto le luci della ribalta, allora questo può essere veramente difficile da gestire. E quindi può essere uno svantaggio in certi momenti. Senti, ma anche adesso ho visto per esempio che molti giornali si occupano dei fatti tuoi personali, no? Finanziari, di salute, di famiglia. È una cosa che ci si abitua o tutta la vita ti perseguita questa cosa?
C'è un momento in cui si viene lasciati in pace? No. Well, I have no choice. Non c'è scelta. Uno non ha scelta, in realtà. In qualche modo bisogna accettare anche questo. È chiaro che ci sono dei momenti in cui veramente sento un fastidio, però devo dire che ormai mi sono quasi abituato. Dopo 32 anni mi sono abituato, anche se, ripeto, ogni tanto dà fastidio.